Colonnello, sono il capitano Stefanelli. Mi scusi l'ora, ma ho bisogno di parlare al generale. Il generale è fuori Roma. Deve rientrare dopodomani. Bene. Se è così urgente, venga da me. D'accordo. Sarò da lei fra mezz'ora. Stava indagando sull'attività di un gruppo internazionale alle dipendenze della potenza straniera che sappiamo per rapire una personalità italiana di cui purtroppo ignoriamo l'identità. Mi dispiace, Stefanelli era un ottimo elemento. Comunque bisogna andare in fondo. Affidi la missione al tenente Rava. È il migliore elemento di cui possiamo disporre. Il tenente Rava, signor generale, è in aspettativa da più di un mese. Da quando ha ereditato la fabbrica, ha deciso di non riprendere più servizio. Non sarà molto difficile. Lo convincerò io. Stefanelli era il suo migliore amico. Thank you.
La desidera qualcosa, signor generale? Ah, no, no, grazie. Diventi sempre più prudente. E se qualcuno ti vede? Non me ne importa nulla. Ciao tesoro, ci vediamo stasera al solito posto. Oh, sono felice, non voglio pensare ad altro. Pronto? Maria, che c'è di nuovo? Ghesi de Laon, signor. Vai, ma vai. Sono in vacanza, lo vuoi ricordare? Sì, signor Roberto. Ha ragione, ma il generale ha telefonato più volte. Io è da stamattina che cerco di rintracciarla, ma lei forse era al mare. Sono affari miei. Comunque, se telefona ancora il generale, digli che non mi hai trovato, capito? Sì, signor Roberto, ho capito. Ma il generale ormai sa dove si trova lei. Sei sempre la solita. Teresa! Non ci sono per nessuno, specialmente per i seccatori. Buongiorno, eccellenza. Mi scusi, sarò da lei fra due minuti. Accetto l'incarico. Mi vuole dire di che cosa si tratta? L'unico indizio che abbiamo è questo biglietto. È stato trovato in tasca di Stefanelli. Potrebbe essere una pista. Potrebbe esserlo. Avrà il suo ex collaboratore, Carlo Santi. Poi questa sera la metterò in contatto con un confidente di Stefanelli. È una persona fidata, un albanese. Si chiama Staravesca. Mi aveva incaricato di sorvegliare un certo Coceschi, un biologo appena giunto dall'Asia. Coceschi è stato un collaboratore e discepolo di Antinori, l'uomo del quale Stefanelli aveva l'indirizzo quando è stato assassinato. Sospetti? Che tentino di rapirlo e portarlo fuori dall'Italia. Perché? Non lo sappiamo. Antinori è un tipo indipendente. Non ha nessuna carica ufficiale né appartiene ad alcun partito. Le sue ricerche sono di carattere particolare. Ha soldi e lavora solo per amore della scienza. Lei pensa che Coceschi, sì, questo ex collaboratore, si è implicato nell'affare? Naturalmente. Non come mandante, ma come pedina. Ma perché non lo avete domandato ad Antinori? Lo abbiamo già fatto e ci ha scacciato in malo modo. Dice di non avere nemici e se anche ci fossero, saprebbe disimpegnarsi da solo. È un vero stizzoso. E Coceschi adesso non è controllato da nessuno? Ho sempre uno dei miei uomini alle sue calcagna. Continui a tenerlo d'occhio e mi tenga informato. Aspetto una sua telefonata ogni mattina alle 7. D'accordo. Io cercherò di parlare domani con Antinori. Buongiorno. Buongiorno. Casa Antinori? Sì. Sono Roberto Rava, signorina. Vorrei parlare con il professore per una questione di estrema importanza.
Può dire a me, sono la sua assistente. Vuole accomodarsi? Mi dispiace, dottoressa, ma è una questione importante. E personale. Non lo metto in dubbio. Ma il professore è già impegnato, ha un colloquio scientifico con un collega. Va bene, dottoressa. La ringrazio. Ritelefonerò. Buongiorno. Buongiorno. Guardi, Koceski, noi abbiamo collaborato diverse volte insieme e ormai mi conosce. Questa proposta che mi fa è una canagliata, alla quale non collaborerò mai. Ci pensi bene, professore. Vedrà che è un grosso affare. Non mi interessa. Io sono uno di quegli italiani che vogliono rimanere nel loro paese, anche se ricompensati soltanto con un piatto di lenticchie. Elisabetta, il professore desidera andarsene. Ah. Buongiorno. Su. Su. Tesoro. Buono, Cookie. Lo sai che i pappagalli ti fanno male? Hm? Ciao, Enrico. Dammi uno scotch. Solito, dottore. On the rack. Bene. Fammene due, sempre on the rack. Ciao, Cookie. Cookino bello, ti sei calmato? Noi ci conosciamo, signore. Se ben ricordo, non siamo mai stati presentati prima. No, signora, noi no, ma con Cookie ci siamo presentati non più tardi di 5 minuti fa, vero tesoro? Interessante, molto interessante. E come ha detto a Cookie di chiamarsi? Roberto Cookie, Roberto Rava. Però tu, Cookie, non mi hai voluto dire il nome della tua bellissima padroncina. Sei forse geloso? Il nome della padroncina è Sonia. E Cookie ha ragione di essere geloso. Qui in Italia ci sono troppi pappagalli in giro. Sono stanca, Roberto. Mi accompagni a casa. Così presto? Devo andare, lo sai. Non te ne andare.
Buongiorno, Maria. Dottore, buongiorno. Un po' tardino oggi. E sempre più sciupatino. Maria, per favore, ma lo vuoi capire che a me stesso so badare da solo? Quando avrò bisogno di una baglia te lo farò sapere. Mm-hmm. Ha telefonato nessuno? Per questioni di lavoro? Oltre il lavoro. Allora no. Il maresciallo Santi è ancora lì? Il signor Santi aspetta da tre quarti d'ora. Lo faccia accomodare. E chiuda la porta uscendo. Grazie. Buongiorno. Salve. Buongiorno, tenente. Buongiorno, Carlo. Come va? Vuoi fumare? Sì, grazie. Siediti. Stamattina all'alba hanno cercato di farmi la pelle. Erano in tre, con una consul bianca. Ho detto erano, perché ora non sono più. Ha potuto vederli? Sì, uno, sfregiato. Forse il principe ci potrebbe dare qualche indizio. Vuole che vada a cercarlo? No. Questa sera devo andare a far visita al professore Antinori. Perché Staravesca non mi avrà telefonato alle 8? Testardo il professore, eh? Già, ma cambierà idea presto. Le cose sono cambiate, figliolo, sulle mani. Oh. Il professor Antinori, suppongo. Esattamente. Ed ora deve dirmi dove avete portato Elisabetta, altrimenti le spacco il muso. Stia tranquillo, professore. Ma lei chi è? Che è venuto a fare qui? Ma a liberarla, naturalmente. Sono un incaricato del governo per proteggere gli scienziati che si lasciano rapire. Le è sufficiente? Nemmeno per sogno! Mi dica, professore, cosa le è successo? Perché non si è reso conto di quello che mi è successo? Sì. Però desidero sapere una cosa.
Cosa vogliono da lei esattamente questi signori? Semplicemente quelle carogne volevano farmi piantare tutto il mio lavoro in Italia perché me ne andassi in Asia a continuare certi miei esperimenti. Che genere di esperimenti? Beh, preferirei non dirglielo. Ma venga, venga. Riguarda certe mie ricerche fatte anni addietro. Scoperte che ho tenuto sempre segrete per ragioni di sicurezza. E a questo punto ogni reticenza è perfettamente inutile. Molti anni fa iniziai certi miei studi sulla fecondazione. E dopo molti tentativi e tante delusioni, riuscii a trovare un nuovo microorganismo che, iniettato nel sangue, può condizionare il sesso degli embrioni. E che conseguenze comporta? Ecco qua, guardi. Se un pazzo, a capo di uno stato qualsiasi, potesse approfittarne, potrebbe imporre per un certo periodo la nascita di soli maschi e creare così un esercito grande a volontà. Scusi, vuole tirare su lo schermo per cortesia? Faccia attenzione, prego. Ecco, solo un momento. Vede, Rava, la scoperta avrebbe potuto avere delle applicazioni nel campo della zootecnica. Più tardi, tuttavia, mi resi conto che i miei esperimenti, se applicati all'uomo, avrebbero potuto avere delle aberrazioni mostruose. E fu questa prospettiva a spaventarmi. Ora capisco. E quando le hanno detto che sarebbero tornati? Presto. Mi hanno dato soltanto 24 ore di tempo per pensarci. Dobbiamo preparare una piccola trappola. No! Hanno Elisabetta in mano. Non possiamo muovere un dito, altrimenti potrebbero ucciderla. Ma non è logico. Se fosse così, avrebbero portato via anche lei. Vive solo nella villa? Praticamente posso dire di sì. Qualche volta anche Elisabetta resta qui con me. Alla villa, intendo. Personale di servizio? Solo due persone, marito e moglie. Dormono nell'abitazione dietro la casa, al piano terra. Sono in casa adesso? No, mi hanno chiesto un permesso di 8 giorni per recarsi da certi parenti a Caserta. Questioni di eredità. Posso? Prego. Ma ora che fa, scusi? Mi dia il 32, per favore. Colonnello, sono il tenente Rava. Mi occorre sapere... Come? Un momento, prego. Antonio... Palma... Caserta. Caserta, vero? Bene, a presto. Ciao, principe. Come va? Toh, guarda chi si vede. Come mai da queste parti? Staravesca, sono Rava. Ah, tenente, mi scusi per ieri mattina, ma c'erano novità. Koceski ha un complice, un certo Cesini. Credo che sia proprio lui a condurre l'affare. Ho pensato di mettermi alle sue calcagna, ma poi ho seguito Koceski. Avrebbe fatto meglio al contrario. Cesini ha rapito l'assistente del professore. Non fa niente. Aspetti ordine. Ho bisogno
di un'informazione. Hanno cercato di farmi fuori con una macchina inglese. Quel tizio aveva uno sfregio sulla guancia destra. Beh, allora. Dovrebbe essere Rigettermatt. Sì, deve essere proprio lui. È il suo stile. Ho bisogno di sapere chi gli ha dato l'incarico. È importante, principe. Molto bene. Ci penso io. Cercami domani. Buongiorno, Maria. Ci sono novità? Buongiorno, dottore. Spedizione a Milano fatte. Una richiesta da Palermo e una da Napoli. Niente oltre il lavoro. Rita, ci sono delle telefonate? Ho passato notte alla signorina Maria. Ah, quasi dimenticavo. Abbiamo un servizio a domicilio oggi. Che cosa? C'è una signorina che desidera vederla. La faccia accomodare. Dirò a Leda che il cigno l'attende. Maria. Si accomodi, prego. Sonia. Amore. Avevo tanto desiderio di vederti. Ciao, cara. Ah, un momento. Buongiorno, signor colonnello. Sì, mi dica. Ne ero quasi certo. Spero di sì. Grazie. Arrivederla. Scusami, ho una cosa urgente da fare. Passerò stasera a prenderti, d'accordo? Ma devo parlarti. Tu non mi conosci. Io ti amo, Roberto. Ti amo. Ma devi sapere. So tutto. E allora? È meglio che tu vada. Ma è importante. Lo so. Ne parleremo stasera. A stasera, amore. Alle 9:30. I guardiani hanno dichiarato di avere lasciato la villa dietro un grosso compenso dato loro da un certo Cesini. Io gli spacco la testa! Ecco che cosa faccio, mascalzoni! Questa è la casa. Elisabetta! Elisabetta! Accidenti, ma perché le fanno così robuste queste porte? Si allontani dalla porta, professore. Via, si tolga! Elisabetta! Maledetti! Oh. Piccola mia, come ti senti? Finalmente. Un motoscafo. È possibile, anch'io ne ho uno. Di qua. Da quanto tempo conosce Cesini? Da circa 4 mesi a Milano, al Simposio Nazionale di Scienze Biologiche. Poi l'ho incontrato ancora a Roma. Ma è stato sempre un vero gentiluomo. Gentiluomo? Se lo avessi fra le mani, lo spezzerei in quattro. C'erano dei rapporti frequenti tra voi? Era molto tempo che non lo vedevo quando mi telefonò per dirmi che era arrivato a Roma il suo amico, Koceski, che desiderava vedere il professore. Non ebbe difficoltà a combinare l'incontro, il resto lo conosco. Oh. Elisabetta! Tenetevi al riparo! Oh. Assassini! Non muovetevi! Roberto! Thank you.
Sonia. 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 Cesini. Buonasera, signora.
Non abbia paura. Non voglio farle alcun male. Cosa volete? Chi siete? Diciamo che sono di passaggio. Sono il tenente Roberto Rava. Lei? Cosa fa qui? Lei. Ma cosa fa qui? Questa è casa mia. Proprio qui. In questo appartamento. Vuole smetterla di guardarmi così? Si giri, prego. Ma come è entrato? Da quanto tempo è in questo appartamento? Da anni sto qui. Ma si può sapere come lei è entrato? Sono passato per il balcone dell'appartamento attiguo. Vi è stata uccisa una donna. Uccisa? Sonia? La conosceva? Sì, di vista. L'ho incontrata qualche volta. E lei come la conosceva? Strana coincidenza. Niente coincidenze. Sono sicuro che abitava qui per sorvegliare lei. Me? Ma perché? Affare Kocinski. No. E la polizia stanno cercando di sfondare la porta di Sonia. Cosa? Ma come si permette? Non mi fraintenda. Se entrano, dica che sono un suo amico. Io... C'è troppa confusione per non sentire. Lei vada alla porta e chieda cosa succede, se no potrebbe autorizzare dei sospetti. Ma se lei Lei crede... faccia come le ho detto. Buonasera, signorina. Abbiamo ricevuto una telefonata urgente. Lei ha sentito nulla? No, nulla. Forza, ragazze, dobbiamo aprire a tutti i costi. Sì, maresciallo. Se vi dovesse occorrere qualcosa, potete chiamarmi. Grazie ancora, signorina. Comunque, siete anche a disposizione, per piacere. Sì, sono io, Staravesca, tenente. Senta, Staravesca. Abbiamo trovato la segretaria di Antinori lì a due passi. Devo riattaccare. Ci vediamo in giornata, se ci sono novità. Povera ragazza, non è quella giovane che è venuta a trovarla qui? Può lasciarmi solo un momento? La prego. Chiama il principe, prego. Ma come, lei non lo sa? Lo hanno ammazzato. Pronto, chi è? Sono un carabiniere del pronto intervento. Pronto? Chi parla? Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Pronto? Pronto? La cerca la polizia. Sono due agenti della squadra omicidi. Dunque, lei conosceva la signorina Sonia da 5 o 6 giorni? O mi sbaglio? Una conoscenza molto fresca. Diciamo. Fresca davvero.
Porti via, per favore. Può dirmi quali rapporti intercorrevano fra lei e la signorina? Quelli normali, fra un uomo e una donna liberi. Già, è naturale. Dottor Rava, lei ha passato parte della notte nell'appartamento accanto a quello della vittima. Lo sappiamo. Molti credono che la polizia italiana non sia efficiente. Non è vero. La polizia italiana è efficiente ed è seria. Dunque, lei è uscito dall'appartamento della professoressa stamane alle 6. Dopodiché si è recata a casa sua. Esatto? Se lo dice lei. Allora, pochi giorni fa lei diventa l'amante della signorina Sonia. E la notte scorsa la passa con l'inquilina della porta accanto, giusto? Anche nelle sfumature, signor commissario. In confidenza, dottor Rava, mi ritengo fortunato di non aver parenti di sesso femminile in quello stabile. Lei può ironizzare finché vuole, commissario, ma le cose sono andate esattamente così. Mi scusi. Sì? Grazie. Le cose saranno andate così. Però questa notte lei è andato anche nell'appartamento. Questo è certo. Come fa ad esserne tanto sicuro? Le impronte che lei ha lasciato sul bicchiere della Coca-Cola corrispondono a molte altre impronte che abbiamo reperito nell'appartamento. Come vede, è difficile sostenere la sua posizione. Signor commissario, le impronte che avete reperito nell'appartamento indicano che vi sono stato, cosa che non ho mai contestato, ma non indicano quando. E questo, se permette, deve ancora provarlo. Certo, ma c'è un'impronta chiara, precisa, esatta, sul pulsante del campanello. Sappiamo che ieri sera c'è stato il ragazzo della biancheria, ma non è la sua impronta, bensì la sua. Avrei preferito non dirglielo. Però... Era in servizio quella sera, vero? Esatto. Bene. Non voglio trattenerla oltre. Grazie della sua collaborazione. Arrivederci, commissario. E auguri. Un momento. La pregherei di non lasciare Roma senza avvertire. Anche un poliziotto può essere un assassino. Ciao, Rava. Buongiorno, professore. Allora, continuiamo. Stai distruggendo il lavoro di tanti anni. Non preoccuparti, Elisabetta. Ho tutto qui in testa. Ma preferisco distruggere tutti i documenti prima che arrivino nelle mani di quei farabutti. Su, continua a bruciare. Buongiorno. Buongiorno. Disturbo? Ma no, la prego, s'accomodi. Caro professore. Ci sono novità? Avrei bisogno della sua collaborazione. Mi dica. Vorrei preparare un amo con una buona esca. Per che genere di pesci? Cocceschi e cesini. Naturalmente, dovrebbe prendersi una settimana di vacanza al mare. Allora l'esca saremmo noi. Elisabetta no, è troppo pericoloso. Io non mi separo da te. È evidente che anche lei può rifiutarsi. Tenente, si ricordi che sono un ufficiale degli Alpini. Mi dica quello che debbo fare. Thank you.
Lasci Koceski. Il professore e la sua assistente partono per Porto Santo Stefano e noi dobbiamo sorvegliarli. Lei li segue oggi stesso. La raggiungerò lì. D'accordo. Tenente Rava? Sì, buongiorno. Brigadiere Giorgi del CS di Roma, agli ordini. Prego, si accomodi. Si sieda. Grazie. Bene, che novità mi porta? Ho avuto ordine di pedinare un certo Koceski. Lo so, mi dica. Allora, Koceski ha lasciato l'albergo di Roma alle 9 di stamane. È arrivato a Porto Ercole alle 11:30 e immediatamente è andato al porto, ha noleggiato un motoscafo e si è recato in una villa situata in un'isola a 6 miglia a sud-ovest dalla costa. Chi ci abita? Alla locale stazione dei carabinieri non sanno ancora nulla, ma lo sapremo presto. Comincio a vederci chiaro. Bene, Giorgi, sorvegli sempre Koceski e non lo perda di vista. D'accordo, signor tenente, agli ordini. Allora arrivederci e in bocca al lupo. Arrivederci. Professore. Elisabetta. Professore. Ha visto il professor Antinori? No, non l'ho visto passare. E neanche la chiave qui. Se lo vede gli dica che lo sto cercando. Bene, sì. Ah, Staravesca. Ha visto il professor Antinori? No, io non l'ho visto. Non c'è nella sua stanza. Come? Non c'è un'altra uscita? Da quella parte. Bene, non si muova. Le telefono qui se necessario. Hai visto passare il professore e la sua assistente? Certo, signor tenente. Mi è sembrato di vederli andare al porto. Bene. Aspetta, Giorgi. Ha notato per caso una Giulietta scura con un signore anziano e una ragazza? No, veramente sono arrivato solo adesso. Buongiorno. Per favore, ha visto i proprietari di quell'auto? Ma non so, ho visto della gente salire su quella nave.
signor Rava. È scivolato o lei è abituato a entrare sempre così? Vi cercavo, ma non eravate in albergo. Avevo un appuntamento con questi miei illustri colleghi. Il professor Carli, la dottoressa Manzi, la signora Consalvi. A volte anche noi, poveri scienziati, abbiamo bisogno di un po' di distrazione, no? Di che si preoccupa? Ci sono anch'io. Sono entrato nella sua stanza ed ho trovato il caos più completo. Tutto sotto sopra. Il solito Antinori. Non sono mai riuscita a fargli capire che ogni cosa ha il suo posto. Vede, caro Rava, noi studiosi raramente riusciamo ad occuparci di queste piccole cose. Oh, pardon. Gradisce uno scotch? No, grazie. Buonasera. Buonasera. Arrabbiato. Perché? Balliamo. Mi porti con me. E dove? Posto, ma lontano da qui. Questi vecchi mi annoiano. E che cosa penserà il professore? Cosa vuole che ne pensi? I nostri rapporti sono molto, come dire, Nord Europa. Mi dispiace. Ma lei ce l'ha con me? Le sono antipatica? Non è questo. È che ho molto rispetto per il professore. Ehi, ma cosa crede che ci sia tra me e il professore? Me lo dica lei. Ma io sono Elisabetta Antinori, sua figlia. Roberto? Ciao, Elisabetta. Ciao. Dove vai? Voglio mangiare cernia questa sera. Dai, portami con te. Non è possibile. Potremmo incontrare qualche pesce-cane. È molto pericoloso. Più pericoloso è che rimanga qui sola. E poi ho comperato un bikini nuovo. Voglio mostrartelo. Sciogli quella corda. Adesso ed ha con sé l'equipaggiamento per la pesca subacquea. Cercherà di trovare l'isola. È un'ottima occasione per eliminarlo. D'accordo. Prendo provvedimenti. Guardia 1, preparati. Hole.
Guardia 1. Guardia 1. Rispondi. Pronto per uscire. Sento terrorizzata. Non preoccuparti, fra poco tutto sarà finito. Tu cerchi di farmi apparire tutto più semplice, ma intanto la gente muore. Ho paura anche di stare sola. Senti, cara, facciamo così. Tu adesso vai in camera tua. Io vado da Carlo per impostare il nostro piano di domani. Poi ti raggiungo. Beremo qualcosa e staremo un po' insieme fino a che non ti sarai calmata. Va bene? Ciao. Domani prenderete una barca e andrete a pesca. A te, Carlo, le istruzioni. Benissimo. Bene, lei ormai ha preso il comando delle operazioni e noi abbiamo fiducia. Buonasera, signori. Ah, è arrivato. Buonasera, Staravesca. Permetta che le presenti il mio collaboratore, signor Staravesca, e il professor Antinori e il mio amico Carlo Santi. Fortunatissimo. Gradisce un cognac, eh? Non vuole sedersi? Sì, grazie. Con piacere. Bene, bene, bene. Buonanotte. Buonanotte. Notte. A domani, Staravesca. A domani. Sarà una giornata davvero interessante. Lo penso anch'io. Senta un po', ma noi non ci siamo già conosciuti in un'altra occasione. No, non ho mai avuto questo piacere. Cameriere, un altro cognac per questo mio caro amico, grazie. Vede, lo dico perché il suo portamento, il suo modo di camminare mi ricorda qualcuno già conosciuto in precedenza. No. Oh, non faccia caso, forse noi scienziati siamo un po' matti. Chi è? Elisabetta, sono io. Eccomi, cara. Oh, Roberto, credevo che non venissi più. Elisabetta. Ti amo.
signor tenente. Dove andiamo? Avanti a destra. Kocinski ha affittato quel motoscafo per oggi. Il proprietario si chiama Omoro. Fai come ti ho detto. Buongiorno, Omoro. Chi è? Posso? Avanti, avanti, venite in gruppo. Senti, Omoro, un mio amico ha affittato la tua barca. Ah, ma allora voi sapete tutto, signorina. Quasi tutto. Vorrei combinargli un piccolo scherzo. Ah, sì? E parlate. Parlate, signori, parlate. Mi nasconderò qua. Signori, io sono un professionista serio, lo capite, no? Nella canna è la cosa più importante. Buongiorno, signori, possiamo partire in qualsiasi momento. Partiamo subito e non rida. C'hai su, che faccia brutta che ti è. E chi ha mangiato, fiè? Io scommetto che a chi sto scherzo non ci piace e non riderà. C'è successo. Ehi, Carlo! Tutto a posto, professore? Tutto a posto, figliolo. Perfetto. Compagno, ci siamo! Eccola! Marinaio, raggiungi quel motoscafo e accostati. Eccolo, figlia mia, ci siamo. Mi raccomando, eseguiamo gli ordini e soprattutto niente nervi, eh? D'accordo. Presto, affianchiti a quella barca. Sarete servito un momento dopo, come meglio meritate. Buongiorno, professore. Guarda chi si vede. Come vede, professore, questa volta non ci possono essere rifiuti. Avrei fatto bene a prenderlo a calcioni, anziché trattarlo come un gentiluomo. Professore. Mani in alto. Hai finito di fare l'eroe. Prendigli la pistola. Dai. Buongiorno, Staravesca. Allora mi hai riconosciuto. Questa sarà la tua ultima soddisfazione. Tu, scendi sul fuoribordo, mettiti al timone e procedi alla grotta. Presto. Delinquenti! Cosa credete di combinare? Se pensate che mi pieghi, siete matti. Stai calmo, fa come te l'ho detto. Segui il fuoribordo e non fare stupidaggini se non puoi fare indigestione di piombo. Commendato, voi siete una persona così gentile e cortese. Mi dovete capire. E voi fate gli scherzi come vi pare, ma io che c'entro? Io tengo moglie e figlie. E tengo pure le rate del battello da pagare. Stai zitto e stai attento a seguire il fuoribordo. State tranquillo, io sono buono, bravo e so stare pure zitto. Mi raccomando. Wait, tamela era. Mi raccomando. Io certi scherzi. Haide. Oh,
sì, d'accordo. Sì? Senti, Barbara. E del marinaio? Che cosa ne faccio? Va bene. Ma che fa? Commentato, ma che fa? No! No, commentato! No! Buongiorno, signori. Ben arrivati. Staravesca, la signorina e il professore si imbarcheranno. Koceski, al tenente ci pensi lei. Se sperate di ottenere qualche cosa da me, siete pazzi! Ho distrutto tutti i miei appunti su ciò che vi interessa! Sono certa che cambierete idea. Disponiamo di molti mezzi per farvi recuperare la memoria. Caro maestro, i microrganismi che lei ha scoperto vivono soltanto nel sangue. È così? Allora abbiamo bisogno di una maggior quantità di sangue per la loro crescita. Penso, anzi ritengo, che saremo giustificati se accettiamo come prima donatrice la sua adorata Elisabetta, che d'altro canto è stata sua valente collaboratrice. Koceski! Basta! Smettila! Questo le farà recuperare la memoria e ci svelerà i dati che cerchi. Possiamo fare un calcolo sufficientemente approssimativo con uno scarto di 10 secondi. Che nel termine di 20 minuti sua figlia rimarrà dissanguata, esatto? Porco! Avverto, professore, che non le rimane molto tempo. Lurido! Lurido vampiro! Vuol decidersi! Dai, sciogli! Vieni! Il professore! Su, fa presto! Sì, sì.
questo là! Fermi! Vai tu, Paolo. Il professore lo voglio vivo. Succede? Amore mio, stai male. Che hai? Avvicinati, se no come faccio? Cosa vuoi? Se no come faccio a baciarti?